buongiorno, buon sabato 24 di settembre, bentrovati a Mattino 6. Iniziamo subito la nostra rassegna stampa dalle prime pagine dei quotidiani regionali. E allora andiamo a vedere prima pagina del Centro nella edizione di Pescara, il titolo di apertura: mare pulito, piano da 46 milioni di euro, regione e comune, fogne e due depuratori per salvare l'estate 2017 e per far sì che non si ripetano gli episodi che si sono registrati soprattutto nell'estate del 2015. Ricorderete tutti l'ordinanza fantasma del comune di Pescara per vietare la balneazione, ma problemi ci sono stati anche nel corso di quest'estate, ogni qualvolta ci sono dei temporali o comunque cattivo tempo. Proseguiamo con la lettura del giornale, andiamo all'interno di spalla. Inseguito e preso in Montesilvano, si getta in mare per sfuggire ai carabinieri. È sempre da Montesilvano, dalle cronache di Montesilvano, ma in realtà da Spoltore, inventò il festival, è morto Monti, l'ex sindaco di Spoltore. Poi lo sport, il grande ex della partita di domenica pomeriggio fra Genoa e Pescara, il portiere Perin: questo Pescara è più forte del mio. E poi a centropagina la fotonotizia: cresce il numero di pendolari che utilizzano il metro, viaggio nelle stazioni pescaresi. Il capoluogo adriatico è tra le città italiane di medie dimensioni che ha il maggior numero di stazioni, 4, ovvero Stazione Centrale, Porta Nuova, Tribunale e San Marco, queste ultime due definite fermate di servizio metropolitano. Qui il flusso di pendolari è in aumento e sale la richiesta di sicurezza e risparmio, questo si legge nella didascalia. E poi lo spazio dedicato alle idee: cosa fare senza Berlusconi, e l'articolo di Bruno Manfellotto, una riflessione sulle nuove prospettive del centrodestra anche con l'ingresso di Stefano Parisi, che sta cercando di riunire sotto la sua ala un po' tutte le anime del centrodestra per un dopo Berlusconi. E poi il vizietto dei conti alle Bahamas e l'articolo firmato da Biondani e Riva, che riguarda ovviamente il tema dell'evasione fiscale. Nel taglio basso il buongiorno Abruzzo, firmato da Stefania Sorge: gli aiuti alla bimba rimasta senza mano. Viene raccontata una storia che arriva da Lanciano e precisamente dalla parrocchia di Sant'Antonio, che ha organizzato una colletta e quindi una raccolta di fondi per solidarietà ad una bambina della Tanzania, 11 anni ad ottobre, che arriverà in Italia per riavere, si legge nell'articolo, quello che la violenza degli adulti le ha strappato, cioè una protesi per la mano che non ha più, è stata gettata nel fuoco. Nel taglio alto siamo ad un mese esatto dal sisma dello scorso 24 di agosto, terremoto, 4 miliardi di danni. Renzi dice: ricostruiremo tutto, Errani, lavori modello Expo per la trasparenza. Il racconto: quella maledetta notte all'hotel Roma di Amatrice, hotel Roma che è diventato un po' il simbolo di questa immane tragedia, 297 le vittime fino ad ora, e speriamo che il conto non aumenti per quanto riguarda le persone che sono ancora ricoverate in ospedale per le ferite riportate nei crolli. E poi ancora: viaggio nei paesi dell'Aquilano, crescono i timori per il futuro, è l'articolo di Giustino Parisse. Ovviamente sia il terremoto di Amatrice che quello dell'Aquila sono collegati da un filo rosso anche per la vicinanza geografica dei due territori. Andiamo avanti con la lettura del Centro, cambiamo edizione provinciale, questa è la prima di Chieti Lanciano Vasto, ferito al piede con una siringa sporca. Vasto si punge in un parcheggio, 52enne
subito sottoposto ad esami. E poi nelle cronache, in Chieti si è dimesso, addio rettore cardinale, lascia l'Unidav. E poi la città che non va, perdite d'acqua e rifiuti gettati dietro al Galliani. In Lanciano invece si corre ad Atessa la maratonina dei 300 operai della Fiat. E poi a centropagina nella fotonotizia, che fino ha fatto il fotografo teatino, il mistero di Valerio da un anno è sparito nel nulla. 7 mesi fa la procura di Chieti aveva chiuso il caso per la PM Lucia Annacampo. Il noto fotografo teatino Valerio De Torre, sparito a fine di settembre del 2015 a 59 anni, si sarebbe allontanato volontariamente dalla sua casa e dalla sua città, ma a distanza di un anno il mistero rimane irrisolto e il giornale e tutti noi ci domandiamo che fine abbia fatto Valerio. Andiamo avanti ancora con la lettura del quotidiano Il Centro. Questa è la prima dell'edizione di Teramo. Malata di SLA lasciata senza casa, sfrattata ma niente aiuti, a Teramo non ci sono alloggi per le emergenze. Questo è il titolo di apertura. A centropagina l'inaugurazione a Sant'Atto della nuova struttura per ragazzi autistici, ne ospiterà 40. Di spalla nelle cronache, in Alba scatta un nuovo divieto, il mare torna inquinato per le piogge. Vedete, problemi ci sono un po' in tutta la costa, non soltanto a Pescara. E poi il caso Autoporto, il comune chiede 5 milioni alle imprese, dalle cronache di Roseto. E ancora invece nelle cronache di Giulianova l'avvertenza: i balneatori devono pagare la Tari intera. Andiamo ancora avanti con l'ultima delle 4 edizioni provinciali del Centro, quella di L'Aquila, Avezzano, Sulmona. Minacce a un datore di lavoro, 3 gli arresti. Avezzano, ex operaio, assolda 2 energumeni per farsi pagare. Nelle cronache, in L'Aquila, il centro commerciale simula la rapina e in tasca i soldi dell'incasso. In Avezzano Marsica il caso è di Avezzano, la licenziata del Fertility Day. E poi, sempre dalle cronache della Marsica, allarme sicurezza, autista protesta, guido un bus stracarico. A centropagina invece la fotonotizia e il ricordo dei 9 giovani martiri morti per la libertà. Si sono svolte ieri mattina le cerimonie in omaggio alla memoria dei 9 martiri aquilani in occasione del 73° anniversario della strage. Ad aprire le commemorazioni, la cerimonia alla caserma Campomizzi, dove il sindaco Cialente ha deposto una corona nel luogo dell'eccidio. Questo si legge nella didascalia. Adesso ci spostiamo sul Messaggero, questa è la prima dell'inserto Abruzzo, il titolo di apertura: gli aiuti per i poveri in discarica. I prodotti dell'Unione Europea abbandonati sulla provinciale Lanciano-Atessa, si tratta di alimenti a lunga scadenza, legumi, confetture, chili e chili di pasta. Poi donate dal Ministero queste biciclette già fuori uso, si tratta di bici elettriche che sono parcheggiate negli appositi stalli allineate e numerate. Il comune che realizza progetta nuove piste ciclabili per promuovere la mobilità sostenibile scivola a sorpresa sulla manutenzione delle costose bici elettriche avute la scorsa primavera dal Ministero dell'Ambiente. Notizia che arriva da Pescara. E restiamo sempre a Pescara, a centropagina la fotonotizia: al pirata della strada, patente revocata per 12 anni. L'episodio è quello dell'investimento delle ragazze in via Vestina, dure le sanzioni per il 18enne responsabile di questo incidente, rintracciato dalla polizia stradale, grazie anche, lo vedete, all'ausilio delle telecamere di sicurezza. Non mi sono accorto di averle investite, ha raccontato agli agenti. E poi un tema legato anche al terremoto, ma non solo: scuole dal MIUR 19,7 milioni per la sicurezza. Un mese dal sisma di Amatrice, il governatore D'Alfonso ieri al vertice a Palazzo Chigi con Renzi, e c'è questa notizia di altri fondi per quanto riguarda la messa in sicurezza delle scuole. Sono state tante, lo ricorderete, le polemiche per quanto riguarda proprio la sicurezza degli edifici scolastici anche nella nostra regione. Tra l'altro a Teramo città si è partiti con una settimana di ritardo rispetto al calendario previsto, non il 12 di settembre ma il 19, proprio per consentire alcuni lavori nelle scuole.
Andiamo a vedere un'altra notizia di spalla. Procuratore di Lanciano, ci provano molti abruzzesi, racconta il Messaggero. Il CSM ha pubblicato l'elenco dei togati in lizza per l'ambita poltrona. Andiamo nel taglio alto sotto la testata. Da Avezzano, imprenditore strozzato, scattano 3 arresti. A Chieti, il gruppo Tosto compra la Bellelli e salva 300 posti di lavoro. Per lo sport, il Teramo contro il Fano. Siamo alla Lega Pro, cerca la prima vittoria. Pescara, il DS Leone fiducioso per la trasferta sul campo del Genova. Ancora problemi per Iannone, non correrà il Gran Premio di Aragon in Spagna. Dunque questo è un po' il riassunto dei temi sportivi. Adesso ci spostiamo sulla città, quotidiano della provincia di Teramo. Andiamo a vedere anche quest'altra prima pagina. Teramo coraggioso contro il Fano, apertura dedicata al calcio alla Lega Pro. Stasera al Bonolis i biancorossi giocano per la riscossa col rebus di Paolo Antonio. Andiamo a vedere poi a centropagina, il politico di Falconi mostra ad Alisciani l'abbraccio e il titolo sulla fotonotizia. E poi nel taglio alto, Sant'Atto inaugurato finalmente il centro per gli autistici di Spalla, l'annuncio di Brucchi, Castello della Monica, i lavori partiranno a metà ottobre. A Teramo ancora assolto per la violenza sessuale sul ponte, a Giulianova niente scuola, al tribunale ci andrà l'Inps. E poi nel taglio basso, ambiente, Silvio, un nido di Fratino blocca la nuova pista ciclopedonale sulla spiaggia. Adesso lasciamo i quotidiani regionali e passiamo a vedere le prime pagine dei principali quotidiani italiani. Allora partiamo dal Corriere della Sera. Unione Europea, nuovo scontro, l'ira di Renzi, rottura profonda. E poi il referendum con l'opposizione e lite sul quesito. C'è stato un vertice fra Francia e Germania, in particolare con i rappresentanti dell'Unione Europea, a cui non è stato invitato Renzi, e dunque si amplia la spaccatura soprattutto fra l'Italia e la Germania dopo i dissensi per quanto riguarda la gestione fino ad ora della politica economica, con l'Italia che continua a chiedere maggiore possibilità di manovra per quanto riguarda i conti pubblici, con la Germania invece che tiene il punto sull'austerity. E poi andiamo a vedere, sempre collegati, insomma, collegato al tema economico, PIL, crescita ed Europa, la sfida vera dietro i decimali. Sapete, insomma, che da tempo ormai, purtroppo, per quanto riguarda la crescita si ragiona su decimali e non su punti percentuali, e questo, insomma, e questa non è una buona notizia sia per quanto riguarda l'Italia che un po' tutta l'Unione Europea. Cambiamo argomento con invece la fotonotizia a centropagina, la distruzione di Aleppo. Siamo in Siria, gli aerei russi e di Assad in azione, 90 le vittime, non regge la tregua, si continua a fare guerra in quei territori ormai davvero disperati. Continuiamo con un'altra notizia, la denuncia di Cantone, presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione. Siamo subissati dalle segnalazioni, la corruzione negli Atenei spinge all'estero i talenti, questa la denuncia di Cantone. Passiamo su Repubblica. Europa, vertice a 3 senza l'Italia, Renzi, la loro strategia è sbagliata. Come vi raccontavo in precedenza, incontro fra Merkel, Hollande e Juncker, Berlino minimizza, solo un appuntamento di routine. Guerra economica intanto tra Stati Uniti ed Unione Europea, parla la commissaria Vestager, scontro tra culture, serve più rispetto. Nel taglio basso andiamo a vedere quest'altra notizia, Zanardi, più ignoranti che barriere. Il campione paralimpico dice che l'Italia ha un problema di educazione per quanto riguarda i diritti dei disabili. Andiamo adesso sulla Stampa. Manovra, l'Italia cerca uno sconto da 10 miliardi, intesa vicina con l'Unione Europea. L'Istat corregge i dati sul PIL, la recessione finita già
nel 2014, anche se, come vi ho detto in precedenza, parliamo sempre di decimali, dello 0, parla Calenda: nessun regalo, abbiamo fatto le riforme, summit con Hollande, Merkel e Juncker, ma Renzi non c'è. E poi la strage dei bambini nell'inferno di Aleppo, nella battaglia finale, i raid di Assad sulla roccaforte dell'ISIS, sotto le bombe 90, i morti in frantumi, la tregua in Siria. Andiamo sul Messaggero adesso. Vertice senza Italia, gelo di Renzi, strappo dell'Unione Europea, mercoledì Juncker, Merkel e Hollande a Berlino con industriali europei, non c'è Roma. Il Premier: se continuano a vivacchiare ne prenderò atto, il governo taglia le stime di crescita per il 2017. Poi una notizia che ha fatto davvero tanto rumore e ha ragione nelle ore passate. Roma, la lite, il pestaggio e la fuga, il video del massacro nella metro, picchiato insieme alla madre per un rimprovero sul fumo, e vedete proprio alcuni fotogrammi di questo pestaggio. L'uomo a terra nel vagone vuoto, l'orrore della nostra indifferenza, si riflette proprio sul fatto che le persone aggredite non siano state aiutate dalle altre che comunque, vedete, viaggiavano all'interno dello stesso vagone del metro. Andiamo invece a vedere questo editoriale firmato da Oscar Giannino, che riguarda il terremoto. Finita l'emergenza, la grande sfida è riprogettare l'intero paese, scrive Giannino, e dunque si prende spunto dalla vicenda del terremoto per così allargarla a un po' tutta la situazione nazionale. Torniamo invece alla denuncia di Cantone: negli Atenei la corruzione è causa della fuga dei cervelli. All'ANAC molte segnalazioni per scambi di favori fra baroni e concorsi poco chiari. Per il referendum si va verso la data del 4 di dicembre, si dovrà scegliere se dire sì al referendum, alla riforma costituzionale voluta dal governo. E poi il sondaggio di SVG: caso Raggi, in calo il gradimento del Movimento 5 Stelle a Roma. Il Sole 24 Ore, il quotidiano economico italiano. Borse e petrolio in calo, OPEC arrabbia contro Iran, il greggio perde il 4%, ancora divisioni tra i produttori in vista del summit di Algeri, deludono gli indici PMI europei, piazza affari meno 1,11%. Da tempo in corso una guerra sul prezzo del petrolio, con i paesi dell'OPEC che cercano di frenare l'ascesa dell'Iran, ascesa che si fa sempre più importante anche e soprattutto dopo la fine dell'embargo, e dunque ecco perché il prezzo del petrolio è sempre più in calo. È chiaro che ci sono vantaggi per i consumatori che vedono scendere il prezzo del pieno, però per quanto riguarda le borse questo andamento al ribasso provoca delle tensioni. E poi nuovi dati Istat: Italia fuori dalla recessione dal 2014, il PIL da meno 0,3 a più 0,1%, siamo veramente ai decimali. Nel 2015 debito ridotto al 132,2%, Padoan merito del sostegno alla domanda. Verso il documento economico e finanziario: 7-8 miliardi di spese fuori dal patto di stabilità dell'Unione Europea. Il Fatto Quotidiano adesso: amici come prima, Regeni tutto è dimenticato, 11 voli Italia Sharm el Sheikh, finita la linea della fermezza con l'Egitto, ci sono gli affari. Dal 1 ottobre dovrebbero partire le tratte per i resort sul Mar Rosso. Per il regime di Al-Sisi, stretto tra crisi economica e terrorismo nel Sinai, una boccata di ossigeno. Dopo 8 mesi la verità sulla morte del ricercatore massacrato può attendere ancora. E nel taglio alto sul Fatto Quotidiano ovviamente si tratta la sfida
fra il direttore Travaglio e Renzi nella trasmissione 8:30 della 7, tutto Renzi bugia per bugia nel dibattito 8:30, il titolo è l'editoriale firmato proprio da Marco Travaglio è intitolato Fonsi do Nascimento, perché durante il dibattito Travaglio ha dato del Fonsi a Renzi ricordando il telefilm Happy Days, insomma uno scontro abbastanza colorito tra i due. Andiamo sul tempo adesso, ecco le vere, tra parentesi, Olimpiadi dei Romani, dal salto delle buche alla corsa ostacoli per il bus fantasma, rifiuti, allagamenti e topi, tutte le gare quotidiane dei cittadini che da quasi 100 giorni aspettano una giunta e dunque un attacco nemmeno troppo velato al sindaco Raggi. E poi a centropagina il governo frena, l'italiano è salvo, dopo l'inchiesta del tempo salta l'intesa sulle vie in tedesco. Andiamo sul Libero, ma quanto rubano le banche, denuncia della Cassazione, documento svela i crimini commessi agli sportelli dagli impiegati su ordine dei capi, senza contare falsi in bilancio e altre innumerevoli irregolarità che hanno distrutto il sistema creditizio italiano. E poi a centropagina, Salvini lo ha convinto che l'euro è una condanna, Berlusconi diventa anti-europeo, il giornale diretto da Vittorio Feltri dice era ora. La Verità, il nuovo quotidiano fondato e diretto da Maurizio Belpietro, i soldi del riciclaggio di carboni in un conto garantito dai boschi, questo è il titolo di apertura. Nelle carte inedite dell'inchiesta, un deposito di Banca Etruria in cui è passato un fiume di denaro sospetto in 3 mesi, l'appunto per farlo aprire, amico di famiglia del fratello del ministro. E poi a centropagina l'unica che ha previsto il pericolo islamico, italiani fate subito una statua ad Oriana Fallaci. Andiamo sull'Unità, il quotidiano che fa riferimento al Partito Democratico, Olimpiadi, la ribellione dei sindaci, gli amministratori delle città e delle regioni coinvolte, il rifiuto della Raggi contro l'Italia, il governo, nessun piano B, vicenda chiusa, a Palermo il raduno dei 5 Stelle sarà resa dei conti. E poi a centropagina si parla di Inghilterra, di Gran Bretagna e di Brexit, Corbyn vince ma il Labour si avvia a perdere. Il manifesto, pentapartito, si parla ovviamente dei 5 Stelle, le tempeste romane culminate con il no di Raggi alle Olimpiadi hanno messo in luce le difficoltà dei grillini, accentuando le divisioni interne nel passaggio dall'opposizione al governo. Oggi di grandi città come Roma e Torino, domani del paese. La kermesse di Palermo prova con Grillo a riunire il movimento pentastellato. Andiamo sul Secolo XIX, manovra con l'Unione Europea intesa vicina, chiesta flessibilità per 10 miliardi, Calenda dice abbiamo fatto le riforme. E poi il quotidiano genovese punta l'attenzione sul Salone della Nautica. E il Mattino di Napoli, schiaffo dell'Unione Europea, vertice senza Renzi, l'abbiamo visto in precedenza questa notizia. E poi lunedì la decisione ufficiale sul voto del referendum, il governo punta sul 4 di dicembre. Andiamo sulla Gazzetta del Mezzogiorno, il quotidiano pugliese apre con Cantone che accusa le università per quanto riguarda la corruzione negli Atenei. E poi un focus sul disastro della Bari Nord, la prima strage fu evitata, scrive il giornale. Già nel 2014 un convoglio partì per errore di un capotreno, fu mandato in pensione, dunque ci sono stati problemi anche in precedenza. Ultima prima pagina, il Gazzettino, lo strappo, vertice senza Renzi, e questa è la notizia con la quale apre il quotidiano del Nord-Est, che poi fa un focus anche sul terremoto in ricordo dell'anniversario, un mese esatto dal sisma. Rapidamente, prima di passare al meteo, i giornali sportivi nazionali, la Gazzetta dello Sport, diavolo di un Niang, il titolo di apertura, Milan, voliamo in alto a Firenze per svoltare Niang, uno dei protagonisti di questo inizio stagione del Milan. Poi Juve, la prova dei 9, tentazione doppio centravanti, Higuain Mandzukic a Palermo. E poi l'Inter, con le regole di Mister De Boer, il semplificatore, pronto Gabigol.
Andiamo sul Corriere dello Sport. Maxi Juve, Dybala comincerà in panchina nello stadio che l'ha lanciato. Torna Khedira, Pjanic confermato, De Zerbi dice proviamo a vincere. Per quanto riguarda il Napoli, carica Insigne, vuole i suoi gol. Lorenzo a secco d'aprile, assalta il Chievo. Albiol firma per il, fino al 2020. E poi nel taglio alto, dai Valentino fagli vedere, in Spagna sfida i piloti di casa, soprattutto Marquez. Andiamo su Tutto Sport, la spallata, Juve tre trasferte da svolta per Scudetto e Champions, si parte da Palermo. E poi nel taglio alto il Torino, questo è il più forte toro di Cairo, intervista esclusiva a Graziani. A centropagina invece Pogba, chapeau Monsieur Pogba, un orologio per tutti, la sorpresa a Vinovo. Questo per quanto riguarda anche i quotidiani nazionali sportivi. Adesso il meteo con il collegamento con il nostro esperto Giovanni De Palma di abruzzometeo.org. Buongiorno a te Giovanni. Buongiorno Alfredo, buongiorno a te e a tutti i telespettatori. Dunque il tempo nel weekend, a te. Sì, Alfredo, questo fine settimana avremo un tempo decisamente migliore rispetto a quello che abbiamo avuto nei giorni scorsi, perché l'instabilità si è attenuata ed è in ulteriore attenuazione. Infatti è presente un'area di alta pressione su gran parte della nostra penisola, in particolar modo al centro-nord e sui vicini Balcani, che diciamo ci protegge dall'arrivo di perturbazioni. Tuttavia si tratta di una struttura presente solo nei bassi strati e quindi di conseguenza in quota scorrono ancora dei corpi nuvolosi, delle masse d'aria umida provenienti dalla Francia, che scorrono sulla Sardegna, sui mari occidentali, raggiungono le regioni meridionali, ma favoriscono annuvolamenti anche sulla nostra regione. Nelle prossime ore ci saranno condizioni favorevoli allo sviluppo di annuvolamenti, soprattutto sulle zone interne e montuose, con possibili rovesci pomeridiani, in particolar modo sui rilievi marsicani, mentre sulle restanti zone prevarrà il sole, ci saranno condizioni favorevoli al bel tempo con qualche annuvolamento, soprattutto tra la tarda mattinata e il tardo pomeriggio, ma si tratterà soprattutto di nubi alte e stratificate che non produrranno fenomeni. Tempo migliore invece nella giornata di domenica, si attenueranno gli annuvolamenti che ci interesseranno nelle prossime ore, quindi avremo una giornata complessivamente soleggiata, con possibili comunque banchi di nebbia al mattino, sia nella giornata odierna sia nella mattinata di domani, in particolar modo nelle valli, nell'Aquilano, soprattutto nell'Aquilano. Al primo mattino potrebbero esserci dei banchi di nebbia. Per il resto cielo sereno o poco nuvoloso anche nella giornata di domenica, con qualche annuvolamento in più durante le ore centrali della giornata e nel pomeriggio sulle zone montuose. Le temperature sono in ripresa, soprattutto nei valori massimi, stazionarie nei valori minimi. Non ci saranno poi particolari cambiamenti nei primi giorni della prossima settimana, tuttavia tra lunedì e martedì non si escludono ancora nuovi annuvolamenti sulla nostra regione, in particolar modo sulle zone interne montuose nel corso del pomeriggio. Quindi una situazione questa favorevole tutto sommato al bel tempo, anche se comunque non mancherà qualche disturbo con qualche annuvolamento. Poi da mercoledì sembra tornare l'alta pressione, che dovrebbe in linea di massima favorire tempo stabile anche nelle giornate di mercoledì e giovedì. Insomma, una situazione per il momento che non prevede sostanziali variazioni. Alfredo. Grazie allora Giovanni De Palma per essere stato con noi anche questa mattina. Torniamo a vedere con la regia di Maurizio Daguì i riferimenti per essere sempre aggiornati sulle condizioni meteo. Questo è il sito di abruzzometeo.org, lo vedete in questo istante. Andiamo a vedere anche le pagine Facebook, quella personale di Giovanni De Palma e poi la pagina di Abruzzo Meteo. Grazie ancora Giovanni per essere stato con noi, ti auguro ovviamente una buona giornata e un buon fine settimana. Grazie Alfredo, una buona giornata e un buon fine settimana anche a te e a tutti i telespettatori di TV6. E noi ci fermiamo per il break pubblicitario, poi torniamo con la seconda parte di Mattino 6. Eccoci di nuovo insieme per la seconda parte di Mattino 6. Torniamo alle notizie dalla nostra regione, ripartiamo dalla pagina Abruzzo
del quotidiano Il Centro. Andiamo a vedere qual è l'apertura. Trasporti, il caso all'aeroporto, biglietti non rimborsati, la saga invitata a pagare. L'ente per l'aviazione civile interviene sulla querelle con Air Valais affinché i passeggeri dei voli cancellati ottengano i soldi, ma la società di gestione non ci sta. Poi le polemiche su soldi e raggi ai portaborse 5 Stelle, stipendi da 4.000 euro, noi siamo in regola. La capogruppo replica le accuse e sostiene che i lavoratori al netto percepiscono al massimo 1.700 euro. E poi nel taglio basso, stop al calendario venatorio, i cacciatori scendono in strada, protesta domani a Pescara, siamo vittime di una moda animalista. Andiamo adesso sul Messaggero, andiamo a vedere anche la pagina Abruzzo del quotidiano romano. All'Aquila fatte cose straordinarie, il capo della polizia Franco Gabrielli si è detto amareggiato dalle polemiche intervenendo in un convegno sulla sicurezza. La matrice, gli sfollati sono 2.500, qui furono 68.000. Forse magari dovremmo anche capire la dimensione. Queste le parole di Gabrielli. Quando con un briciolo di serenità d'animo si guarderà quel periodo, credo che prevarranno gli aspetti positivi. Gabrielli, che è stato prefetto dell'Aquila. E poi troviamo un'altra notizia che arriva dall'Aquila. Condivido con Cialente il fascicolo del fabbricato. Queste ancora le notizie per quanto riguarda Gabrielli e il suo intervento. In più si parla anche di sanità. Scoppia la guerra dei ticket. Botta e risposta fra Forza Italia e l'assessore Paolucci sulla questione delle tabelle ISEE. Opposizione all'attacco sull'argomento sanità, certo non da oggi. Allora andiamo a vedere insieme la conferenza stampa che c'è stata ieri mattina nella sede di Piazza Unione a Pescara del Consiglio regionale. Servizio di Francesca Romana Testi. Nuovo allarme sanità per l'Abruzzo. Forza Italia porta alla luce una delibera datata 25 agosto che presenta in dettaglio l'atto di indirizzo applicativo nel settore servizi sociali e sociosanitari. In poche parole, un prospetto sulle esenzioni ticket in base al reddito ISEE. A far saltare sulla sedia i forzisti sono le percentuali calcolate sui redditi, in molti casi molto bassi. Inoltre la delibera sarebbe stata blindata e dunque senza diritto di voto da parte dei consiglieri. Una partita giocata nel Consiglio regionale di ieri, che si è chiusa per ora con un rinvio a giovedì prossimo proprio grazie al loro intervento. Noi pretendiamo che venga tolta la maggiorazione dell'addizionale IRPEF regionale che i cittadini abruzzesi hanno dovuto pagare automaticamente quando governava Del Turco, fino al risanamento di Chiodi che oggi viene certificato con l'uscita dal commissariamento dal punto di vista sanitario. No, oltre che non viene tolta quella, ci aggiungiamo il tentativo pervicace, su cui noi continuiamo a combattere da 2 anni, di introdurre in un modo o nell'altro il pagamento del ticket socio-sanitario su una serie di prestazioni. Quello su cui ci tengono a insistere i consiglieri di Forza Italia è quello che hanno definito un pacchetto blindato, e cioè una definizione delle percentuali da pagare per ogni categoria di reddito, senza lasciare l'onere ai comuni, che a propria discrezione avrebbero potuto decidere di applicarle a redditi più alti, causando così, secondo i forzisti, un effetto domino che finirebbe per gravare su altre tasse per i diversi comuni. Un adulto disabile non coniugato e senza figli con un reddito ISEE da 15.000 euro si vedrebbe apporre una percentuale di compartecipazione alle spese del 20%. I disabili coniugati con figli avrebbero il 20% di compartecipazione sul reddito minimo di 24.000 euro. Un minore il 20% lo avrebbe applicato sul reddito ISEE del nucleo di 36.000 euro. Giustificazione che nella loro cultura di governo vi è che le prestazioni sociosanitarie devono essere compartecipate. Nella nostra cultura di governo c'è che gli abruzzesi stanno pagando sin troppe tasse, che intanto restituiamogli ciò che gli dobbiamo, ovvero l'aumento dell'addizionale IRPEF regionale. Poi vedremo di far compartecipare su determinate prestazioni i redditi alti e altissimi, non gli altri.
Ora la pagina Abruzzo della città. Apertura con la cronaca, preso lo scooterista pirata di Montesilvano, è stato un 18enne di Cappelle sul Tavolo ad investire due ragazzine mentre attraversavano sulle strisce. Le accuse e le indagini sono state portate avanti dagli agenti della stradale. Il ragazzo ora deve rispondere di lesioni stradali, fuga ed omissione di soccorso. Le immagini, il pirata è stato preso grazie alla videosorveglianza. Vedete lo scatto proprio del momento dell'investimento. Di spalla, finanziamenti, va in Intercredit il primato per l'accesso ai fondi pubblici, mentre nel taglio basso l'accordo firmato ieri mattina fra Regione Abruzzo, Consorzi dei Rifiuti, Associazioni, raccolta differenziata anche nelle imprese agricole. Allora andiamola a vedere nel dettaglio l'accordo di programma Impresa Agricola Pulita nel prossimo servizio. L'accordo di programma denominato Impresa Agricola Pulita segna un passo in avanti importante sulla strada della raccolta differenziata dei rifiuti e della semplificazione burocratica, oltre che della riduzione dei costi per le imprese agricole. La firma di questa mattina in Regione Abruzzo, alla presenza di tutti gli attori coinvolti, ANCI, Consorzi Intercomunali dei Rifiuti, Coldiretti, CIA, Federazione Regionale Agricoltori d'Abruzzo e Copagri, chiude un percorso su cui si è iniziato a ragionare alla metà degli anni Ottanta, che ha inseguito i cambi di normativa nazionale ed europea e che dal 2008 ha iniziato a prendere concretezza. L'intento, come spiega l'assessore regionale all'agricoltura Dino Pepe, è quello di organizzare il ciclo dei rifiuti agricoli secondo i principi di responsabilizzazione e cooperazione di tutti i soggetti coinvolti, favorendo la raccolta differenziata, il recupero, il riciclaggio e il corretto smaltimento dei rifiuti. Con questo accordo, insieme agli enti gestori dei servizi sui rifiuti, all'Associazione Nazionale dei Comuni e soprattutto alle organizzazioni professionali agricole, abbiamo sottoscritto un accordo che prevede sostanzialmente la raccolta differenziata porta a porta per le nostre imprese agricole. Un accordo importante voluto da tutti dopo tanti anni di discussioni e approfondimenti. Oggi inizia un percorso nuovo per le nostre imprese agricole, avranno un servizio ulteriore aggiuntivo con meno burocrazia. Il protocollo resta aperto all'ingresso di altri soggetti interessati, come ad esempio i consorzi obbligatori. La firma apposta stamattina ha validità quinquennale per consentire la messa a regime dell'accordo di programma. Agli operatori agricoli saranno messi a disposizione una serie di punti di riferimento che possono essere impianti propri della gestione del ciclo dei rifiuti come i centri di raccolta, oppure punti di raccolta temporanei o mobili che possono essere sia ubicati all'interno dei consorzi agrari che delle stesse aziende agricole, vedasi anche le associazioni, le cooperative, e anche un sistema di porta a porta attraverso l'utilizzo di un ecomobile che a chiamata dell'operatore potrà passare presso l'azienda agricola e raccogliere i rifiuti, siano essi per pericolosi che non pericolosi. La pagina di Pescara del Centro apre con un'inchiesta sulle stazioni del capoluogo adriatico. Viaggio nelle stazioni di periferia, sempre più pendolari per il metro San Marco e Tribunale sono frequentatissime. Porta Nuova è un cantiere, ma chi viaggia chiede sicurezza e risparmio. E poi, restando sempre a Pescara, nuove fogne e due depuratori per ripulire il mare sporco. Regione e Comune preparano gli interventi da realizzare per la prossima estate in attesa di costruire in via Raiale il secondo impianto più grande da 30 milioni. Intanto c'è un'interpellanza del consigliere regionale dei 5 Stelle Pettinari. Spariti 35 milioni per potenziare l'attuale impianto, denuncia il grillino che andiamo ad ascoltare nel servizio. Due stati a parlare di inquinamento del mare, sversamenti vari, polemiche, lotte, contestazioni, l'annuncio di nuovi lavori e poi il Movimento 5 Stelle scopre che quei lavori erano stati previsti nel 2011 con uno stanziamento di 20 milioni di euro destinati all'adeguamento del depuratore, finito poi con un'incompiuta. Oggi la notizia di 30 milioni di euro per realizzare un depuratore nuovo e poi la vicenda degli anni 90 di 30 miliardi di lire destinati di nuovo all'adeguamento. Questi i dati che compaiono nel report confezionato da Domenico Pettinari. Quelle opere iniziarono, ma si fermarono, come ci ricorda l'anagrafe unica delle opere incompiute della Regione Abruzzo, all'8,2% della realizzazione. Poi, eterna incompiuta.
Oggi ci vengono a dire che servono 30 milioni di euro per la realizzazione di un nuovo depuratore. Questo è follia secondo noi. Perché? Perché andrebbe riattivato il vecchio progetto e finanziamento dei 20 milioni di euro del 2011 e portato avanti la realizzazione delle opere che inspiegabilmente si sono fermate all'8,2%. E con i 30 milioni che oggi vogliono utilizzare per il depuratore di Pescara andrebbe fatta la cosa più importante, cioè la separazione delle acque bianche, delle acque nere per immettere quello che va immesso nel depuratore, perché possiamo avere anche il depuratore più grande e più bello del mondo, ma se ci buttiamo dentro tutto il depuratore non funzionerà mai bene. La richiesta ora da parte del consigliere dei 5 Stelle è quella di avere risposte chiare sulla fine dei fondi destinati all'incompiuta e soprattutto di valutare una differente gestione del caso depuratore. Voglio sapere dove sono andati a finire quei soldi. Quei 20 milioni integrati e stanziati nel 2011, perché i lavori si sono fermati all'8,2%, non sono andati più avanti, perché tutto questo e perché oggi si fa ricorso a quei 30 milioni invece di riattivare quella opera che già c'è. Andiamo a pescare altre notizie sul Messaggero. Nuova pista ciclabile di 1 chilometro dal fiume La Fatera, al via i lavori del progetto finanziato da Comune e Regione, cantiere fino a San Giovanni Tatino grazie ai soldi del ribasso. Soddisfatti i sindaci Alessandrini e Marinucci, un percorso nuovo realizzato in sinergia con Intelligenza. E poi sempre per quanto riguarda le biciclette, fuori uso al comando dei vigili urbani le bici elettriche donate dal Ministero, messe da parte con batterie a terra e copertoni bucati o deteriorati, fallito l'utilizzo da casa al lavoro. Ancora, alunni autistici assistenza garantita, la Regione ha confermato il ripristino del servizio, già partita l'informativa ai manager ASL abruzzesi, l'assessore comunale di Pescara Diodati, appalto assegnato, si parte da ottobre, contiamo di coprire le stesse ore della provincia. Ritardi causati dal passaggio di consegne tra enti, penalizzati due ragazzi di 13 e 19 anni. E poi disabilità in classe, il figlio perde l'insegnante di sostegno e il papà annuncia un ricorso al TAR per il presidente dell'Alba Onlus, una battaglia condotta in nome dei diritti e della dignità. Adesso andiamo a vedere insieme qualche altra notizia, ma ci spostiamo sempre sul Messaggero, nelle pagine di Chieti. Il gruppo Tosto compra la Bellelli e salva 300 posti di lavoro. La holding abruzzese ha messo in campo un piano di rilancio da 30 milioni di euro, svolta per lo storico marchio dell'industria, la ripresa legata ai prodotti del ciclo del gas. Luca Tosto alla presidenza del consiglio di amministrazione si punterà sulle sinergie. Attorno a Reccio per due giorni torna la rassegna per quanto riguarda il miele. Nel taglio basso, dipendente ASL finge di essere malato. Io aggredito da un collega, ma è falso. Un magazziniere in servizio alla farmacia finisce nei guai. Il trucco scoperto dalla polizia. E poi la pagina di Lanciano Vastortonia, gli aiuti per i poveri finiscono in discarica. I prodotti dell'Unione Europea abbandonati sulla provinciale, alimenti. Sono alimenti a lunga scadenza. A Vasto, San Nicola, ok al progetto della madre del sindaco all'accusa di Bucciarelli, clamoroso che Mena mantenga l'urbanistica, la giunta senza il voto del primo cittadino ha approvato il piano. E poi il porto di Ortona, scalo inadeguato, manca la manutenzione. Lo scalo di Ortona opera al 60% delle sue capacità. Restiamo sempre al Messaggero, ma adesso ci spostiamo nelle pagine dell'Aquila. Archivio di Stato e studentato all'ex ospedale San Salvatore. L'università punta sul centro storico. A primavera 2017, ok, a Palazzo Camponeschi, il dibattito sulla rinascita della città nell'ambito della festa dell'unità. E poi i salviniani, Deramo candidato e primarie, questo per quanto riguarda i movimenti nel centrodestra in vista delle prossime elezioni amministrative. Call center, iCare, niente licenziamenti per 26, arriva la cassa integrazione per quanto riguarda il call center con sede a Bazzano. Possono tirare un sospiro di sollievo i dipendenti, visto che potranno continuare a lavorare dopo che ieri all'incontro al Mise i sindacati nazionali sono riusciti a trovare una soluzione.
Nel taglio basso, ristrutturazioni truffa, un altro maxi sequestro, un'altra inchiesta per quanto riguarda il post sisma a due imprenditori aquilani contestati illeciti connessi all'utilizzo dei contributi post terremoto. C'è stato un sequestro di beni mobili ed immobili per circa 145.000 euro. Si tratta di una vicenda legata ad un condominio gravemente lesionato e a lavori che secondo le indagini non sarebbero stati eseguiti nonostante siano stati fatturati. Ancora l'indagine sottrasse soldi simulando una rapina nei guai ex direttore di Europlanet, un supermercato nel centro commerciale Globo a Pile. Andiamo sulla pagina di Avezzano sul Mona, estorsione a strozzo, a imprenditore scattano tre arresti. La vittima di origine romena è finito sul lastrico, tra i presunti autori anche un giovane che vantava crediti, aveva chiesto 3.000 euro e doveva restituirne 15.000 dopo le minacce. E poi ancora la cronaca, Borgo 8000, marocchino muore schiacciato dall'auto, questo l'incidente è avvenuto ieri mattina, che ha visto perire un 29enne che si è ribaltato finendo nelle campagne adiacenti la strada. A Sulmona la statua di Ratzinger fa discutere, la statua non è dedicata a Papa Ratzinger ma alla sua visita a Sulmona avvenuta nel 2010, così il comune rispondendo alle polemiche. Ad Avezzano ex sindacalista si incatena per protesta contro la TUA. E poi escursionista precipita e muore, la vittima era un impiegato comunale, Luigi Parlato di 42 anni, risiedeva a Pavia, stava effettuando un'escursione assieme agli amici sul lago Vivo nel Parco Nazionale a Barrea. Sempre da Sulmona, discariche contaminate, il comune interviene con 270.000 euro. Adesso ci spostiamo sulla città, il quotidiano della provincia di Teramo. Andiamo a vedere le notizie dal capoluogo. Innanzitutto la candela manda a fuoco un piede a terra, l'incendio è partito dallo specchio del bagno domato in poco tempo dai vigili del fuoco e dalla polizia. Per quanto riguarda la politica, i gattiani in conclave alla locanda di Ornano Grande e poi Restart Italia, Brook interviene alla convention dei sindaci forzisti. Andiamo avanti, la cronaca, violenza sessuale sul ponte, e viene assolto operaio romano prosciolto con formula piena dalle accuse di una ragazza teramana. E poi la proroga, i dipendenti della regione restano tutti in procura, questa è la decisione. L'Università Carluccio è il nuovo preside di veterinaria, il professore Leccese eletto tra 64 docenti amministrativi, da 64 docenti amministrativi e studenti della facoltà teramana. 56 anni, è ricercatore in campo riproduttivo e del benessere animale e ordinario dal 2009. Sempre per quanto riguarda Teramo, Brucchi annuncia l'inizio dei lavori al castello della Monica. Si parte il 15 ottobre, poi visite guidate al cantiere. Il primo cittadino ottimista oltre il buonsenso. Il passaggio, la ditta Fracassa ha rimesso il progetto esecutivo, ora si attende il via libera della sovrintendenza. Controsenso, centro storico al buio e svincoli accesi anche di giorno, ancora problemi con l'illuminazione pubblica di grosse fette della città di Teramo. Problemi anche al corso, stato di calamità non naturale, scrivono i commercianti ad Alfonso che tengono alta l'attenzione sui disagi causati dal cantiere, come detto scrivono una lettera alla regione. E poi a Montorio da Giampaolo Giuliani alle scie chimiche poi arrivano i carabinieri e per la viabilità la strada di Carapollo è una mulattiera. Andiamo adesso a vedere qualche altra notizia. In provincia le bretelle di Toto sono inutili e costose, Legambiente boccia la modifica dell'autostrada 24 ed 25, Ermete Realacci interroga il ministro Del Rio sul progetto. Ancora la diga incompiuta che potrebbe rilanciare la Valfino, progettata negli anni 80 e mai realizzata dopo Tangentopoli, potrebbe ancora cambiare l'agricoltura della zona. I cinghiali mettono a rischio le imprese, vertice tra Coldiretti Teramo e l'assessore regionale Pepe sui danni all'agricoltura.
E chiudiamo con una notizia di cronaca: l'omicidio Tizi va in corte d'appello, i condannati sperano negli sconti, la compagna della vittima vuole pene più dure. Questa è la notizia che arriva da Martinsicuro. Tizi è stato ucciso a colpi di pistola mentre stava rincasando a Martinsicuro. E adesso invece ci occupiamo di sport, andiamo sull'Abruzzo Sport del quotidiano Il Centro. Andiamo a vedere qualche notizia che riguarda in particolare la Serie A. I biancazzurri domani al Ferraris, all'Aquilani si trasforma col Genoa. 5 dei 25 gol in aria assegnati ai rossoblu, Oddo potrebbe confermarlo dall'inizio, questo per quanto riguarda il centrocampista. E poi alle 19 stoppa la prevendita, almeno 300 pescaresi a Marassi, sugli spalti saranno in 22.000. Ancora il grande ex Perin, che bello rivedere il Pescara in Serie A, il portiere rossoblu in biancazzurro nel 2012-2013, stagione della retrocessione in B. Questa squadra è molto più forte della mia, Caprari può diventare un top player. Adesso andiamo a vedere insieme il servizio che fa il punto della situazione, preparato da Andrea Costantini. Per centrare la prima vittoria sul campo in campionato, il Pescara dovrà violare uno stadio storicamente ostico come il Ferraris di Genova. In quello stadio, contro la Sampdoria, i biancazzurri di Zeman nel 2012 colsero la vittoria dell'ultima promozione, ma nella successiva Serie A a Marassi il delfino è stato suonato. 6 gol dalla Samp e 4 dal Genoa e ovviamente 0 punti all'attivo. In generale sono 21 i precedenti al Ferraris contro il Genoa, con 13 vittorie della compagine ligure, 6 pareggi e 2 affermazioni biancazzurre. La prima in Coppa Italia nel lontano 74, la seconda in Serie B nel settembre 99, 1-2 con reti di Rossi e Vukovia. In Serie A 3 episodi e altrettante sconfitte per il Pescara. Il precedente dell'ottobre 92 è stato reso famoso dal caso Dobrovolski, l'attaccante russo del Genoa, che ricevette 2 cartellini gialli dall'arbitro Chiesa di Milano, dal quale però non fu espulso. Dopo il 3-3 del primo tempo, con 2 reti di Sliskovic e una di Bivi, il Grifone si impose col gol di Onorati nel finale. Dopo l'ottima prova col Napoli, il tecnico genovano Juric mette il delfino nel mirino. Questa partita dirà di che pasta siamo, se ci siamo o no. Il Pescara può mettere in difficoltà chiunque e ci vorrà massima concentrazione. Così Juric oggi sul sito ufficiale rossoblu. Mancheranno Veloso, squalificato, e Pavoletti, che resterà fuori per 25 giorni per una lesione di primo grado alla coscia. Qualche cambiamento dunque sarà apportato rispetto all'11 che ha spaventato il Napoli. Sul fronte Pescara il tecnico Oddo ha recuperato Zuparic, che è tornato ad allenarsi ieri. Dunque aumentano le opzioni per il ruolo di centrale, nonostante le assenze di Coda e Gyomber. Sempre out Buyback, Oddo dovrà fare diverse valutazioni. In difesa dovrebbe rivedersi Zampano a destra, in attacco o ci sarà la conferma del solito trio o, con l'inserimento di Manai, Verre potrebbe scalare nel trio mediano per dare un turno di riposo a uno tra Memusciai e Cristante. In regia ballottaggio Brugman Aquilani. E proseguiamo con il calcio, ma scendiamo in Lega Pro per parlare del Teramo. Nofri vuole un Teramo concreto. Stasera c'è il Fano al Bonolis. Biancorossi, a caccia del successo che manca da 5 mesi, torna ad Orazio dopo la squalifica. Dubbi a centrocampo. Teramo che dovrebbe schierarsi con il 4-4-2. Questa potrebbe essere la formazione scelta da Nofri. Rossi in porta, Scipioni, Caidi, Speranza e Dorazio in difesa, Petrelli, Ilari e Boulevardi e Forte a centrocampo, Sansovini e Jefferson in avanti. Ma andiamo a vedere insieme il servizio di presentazione della partita. Per il Teramo è giunto il momento di centrare la prima vittoria. Un inizio di torneo che è stato il peggiore dell'era Campitelli, il quale, per porvi rimedio, mai aveva dovuto prendere drastiche decisioni così repentine come l'esonero simultaneo di DS e allenatore. Ora, dopo i segnali positivi giunti nella prima partita del neotecnico Nofri a Sant'Arcangelo, l'attesa è per il primo successo, ma guai a farsi fuorviare dall'avversario, il neopromosso Fano. All'apparenza una squadra alla portata, ma quando una compagine come il Teramo perde l'abitudine a vincere,
vincere, ritrovare i tre punti è sempre faticoso e tutto diventa più difficile. Non mancano contrattempi come il nuovo stop occorso a Carraro. Peterman ha fatto i conti con la febbre per quasi tutta la settimana, anche se Nofri ha potuto riavere a disposizione Di Paolo Antonio, che è in ballottaggio con Forte per una maglia da quarto di sinistra e potrebbe spuntarla. Il tecnico umbro in mediana confermerà poi Petrella, Boulevardi e Ilari. In difesa torna Dorazio dal primo minuto. In avanti le certezze si chiamano Jefferson e Marco Sansovini. Il Fano ha inanellato tre sconfitte come il diavolo, ma di punti ne ha due in più per via della vittoria sul Padova. In panchina c'è il tecnico Giovanni Cusatis, giocatore del Teramo nella stagione 88-89 e più volte vice di Beppe Sannino. Due gli ex in campo, il difensore Manuel Ferrani e il fantasista Davide Borrelli. I due sono stati compagni di squadra anche nel Teramo di Cappellacci, che vinse la Serie D nel 2012. Borrelli ha giocato a Teramo dal 2010 al 2012, ma non fu confermato dopo l'approdo in Lega Pro. Arrivato nel settembre del 2011, Manuel Ferrani è stato un pilastro della difesa biancorossa. In coppia con Speranza ha rappresentato un muro difficilmente valicabile fino al gennaio 2014, quando ha accettato le avance dell'Alessandria. Della squadra che ha vinto i playoff lo scorso anno sono rimasti alcuni pilastri come lo stesso Borrelli, il centrale Torta e l'attaccante Gucci. Tra i rinforzi il portiere Menegatti, i centrocampisti Carotti e Cazzola e gli attaccanti Cocuzza e l'ex catanzaro Masini. C'è anche l'attaccante Scuola Pescara Ingretolli, che sta recuperando da un lungo infortunio. Sicuri assenti Schiavini e Gabbianelli, entrambi per problemi muscolari. E ovviamente sul Teramo titola anche la città l'apertura della pagina dello sport. Un Teramo coraggioso per battere il Fano stasera alle 20:30 al Bonolis, in scena i biancorossi, rebus di Paolo Antonio, oggi altri esami poi l'ok, scrive il nostro collega Jacopo Forcella. Modulo confermato, lo schieramento del diavolo sarà con ogni probabilità molto simile a quello visto a Sant'Arcangelo, e l'abbiamo ascoltato anche nel servizio di Andrea Costantini. Andiamo avanti con lo sport, adesso torniamo sul quotidiano Il Centro, scendiamo in Serie D. Sempre per quanto riguarda il calcio, domani la quarta giornata, Vezzano a caccia del record di successi, da 30 anni non vince 4 gare di fila in D, l'Aquila punta sul sostegno dei tifosi attesi in 1200 contro l'Ostia Mare. Andiamo adesso sul Messaggero per vedere altre notizie che riguardano la Serie D. L'Aquila Gagliardini ok, prevendita a gonfie vele come abbiamo visto anche in precedenza. Paris ci crede, Avezzano dal Balonga per la svolta e poi San Nicolò con Monticelli l'occasione del riscatto. Torniamo sul quotidiano Il Centro, proseguiamo con la pagina dello sport, ma lasciamo il calcio. Basket, il torneo di Annunzio, stasera la finale Campli Proger, i farnesi battono Roseto, i teatini superano Rieti grazie a Venucci. Andiamo ancora avanti, Città Sant'Angelo all'assalto, Teramo al via con la Crese, oggi ripartono i campionati di pallamano, gli angolani puntano sull'argentino Pizzarro, le ragazze di Masotti guidate dalla Palarie debuttano in casa contro le Estense. In Colombia calcio a 5, clamorosa eliminazione, l'Egitto fuori, fa fuori l'Italia ai mondiali. Il basket di Serie B, amatori, prezzi popolari per la campagna abbonamenti. Era l'ultima notizia per quanto riguarda la nostra rassegna stampa. Mattino 6 si ferma qui, tornerà lunedì alle ore 7, mentre la nostra informazione oggi alle 14, alle 19 e alle 23 con le tre edizioni canoniche del telegiornale. Grazie ancora per averci seguito, vi auguro un buon fine settimana.